Ladri di sigarette ancora in azione. Il colpo, messo a segno sicuramente da qualche balordo, è stato realizzato nel bar tabacchi della stazione delle Corriere di Pesaro nella notte tra domenica e lunedì. Nel sacco ci sono finite stecche di sigarette e i soldi della macchinetta automatica. Ad accorgersene sono stati i gestori, che hanno trovato il distributore vuoto, privo anche del cassetto dei soldi. La zona della stazione è nota a Pesaro per le brutte frequentazioni notturne. Qui stazionano i senza fissa dimora e gli spacciatori si fanno notare nell'oscurità dai potenziali clienti di passaggio per vendere qualche grammo di fumo o di droga. Insomma, una sorta di terra di nessuno a due passi dal centro città. Un'area poco controllata anche dalle forze di polizia. In attesa delle telecamere, che secondo un piano del comune di Pesaro dovrebbero videosorvegliare la stazione delle Corriere e dintorni, garantendo così una maggiore sicurezza. Nel frattempo i commercianti sono rassegnati, come i gestori del tabacchi derubati, che dovranno far fronte per la seconda volta in pochi mesi a spese ingenti, perché come spesso accade in questi casi il danno è sempre maggiore del furto.